TG Meridiano di Toscana TV, vediamo subito le nostre principali notizie, andiamo con la cronaca perché c'è un nuovo caso di meningite e una giovane 25enne è ancora grave nel reparto di rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi, però l'ASL dice nessun allarme, è stata avviata la profilassi ma solo per i contatti stretti. Vediamo il servizio. Torna l'incubo meningite in Toscana nel momento in cui sta per arrivare il picco influenzale. Una ragazza di 25 anni di Signa, provincia di Firenze, è stata ricoverata ieri sera nel reparto di rianimazione all'ospedale fiorentino di Careggi per una meningite. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, le sue condizioni sono molto gravi. Appena arrivata all'ospedale è stata sottoposta alla tipizzazione e sono state avviate le procedure per individuare il ceppo del meningococco. Tutto però farebbe pensare a quello C. Subito i sanitari hanno avviato anche la profilassi prevista in questi casi. È il primo caso del 2019. L'ASL sta già provvedendo a chiamare direttamente i contatti stretti della giovane, ma nessun allarme. Molte richieste di informazioni stanno arrivando da chi nei giorni scorsi ha frequentato la struttura sportiva Idron a Campi Bisenzio e un circolo a San Piero a Ponti. Ma l'AS spiega che non ci sono rischi se non ci sono stati contatti stretti, ovvero conviventi, partner sessuale, compagni di classe, compagni di lavoro che condividono la stessa stanza, operatori sanitari esposti, persona seduta accanto per almeno 8 ore, come anche indicato dall'ultima circolare del Ministero della Salute. L'assenza di contatti stretti quindi non espone ad alcun rischio di contagio. E sempre a Careggi si trova una 72enne che è rimasta ustionata, si trova in codice giallo, perché aveva acceso una sigaretta durante una seduta di ossigenoterapia, ustionandosi volto e vie aeree. La donna era ospite di una struttura residenziale a Pieve Santo Stefano ed è accaduto intorno alle 8:30. Subito è stata soccorsa, sono arrivati l'ambulanza, l'automedica e insomma è stato deciso il trasferimento in una struttura specializzata e quindi con l'elisoccorso Pegaso è poi arrivata all'ospedale di Careggi. E adesso invece appunto rimaniamo a Firenze perché ci sono dei lavori di Publiacqua per ripristinare le tubature, c'è un'ampia voragine nella zona dell'isolotto in via Viali. Chiara Valentini. A vederla la voragine sull'asfalto in via Avani ci si rende conto che poteva veramente andare peggio, probabilmente domenica pomeriggio c'era poco traffico e non ci sono stati danni a persone o cose. All'improvviso nel pomeriggio una voragine si è aperta nella strada nel quartiere 4 dell'isolotto, è stato il figlio di un vigile in pensione che abita da queste parti a fermare il traffico e a bloccare le macchine. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco, la polizia municipale, Publiacqua. È stato constatato che si è trattato della rottura di un tubo che ha fatto sprofondare l'asfalto. La voragine si è immediatamente allagata. I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per ripristinare 12 metri di tubo e rifare completamente un allaccio. Salvo imprevisti, dopo inizierà il rifacimento dell'asfalto e la strada dovrebbe essere ripristinata in serata. La particolarità è che i residenti segnalano che 15 giorni fa avevano già chiamato Publiacqua perché avevano visto degli allagamenti sulla strada e sul marciapiede. Pare che Publiacqua sia intervenuta, ma il marciapiede era asciutto e non hanno fatto nessun intervento. Ma che è successo ieri? Ha visto? No, ieri sera perso l'ora di cena, no? Però è che sinceramente non ho visto niente. Ma era tutto allagato qui? Tutto allagato. Avevate già chiamato Publiacqua 15 giorni fa? Sì, e non è venuto nessuno. Perché? Perché le avevate chiamati? Perché si vede per delle perdite, vedi, ma qui. E non è venuto nessuno? Sì, nessuno. Era la prima volta che c'erano perdite? Sì, sì. Voi siete preoccupati per il palazzo? No. Lei abita qui? Sì, abito lì, però... Che cos'è successo ieri? Che è successo? Passò uno stava qui di fronte e vide questa buca, si aprì davanti a lui e fermò tutte le macchine che veniva su e giù e bloccarono la strada e chiamarono subito i vigili e poi l'altra gente, io non lo so... Poteva andare peggio? Poteva andare peggio, altro che... Era una buca bella grande, ma grande.
pericolosa. È preoccupato? Io? No, perché solamente mi ha fatto dormire tutta la notte. Non arrivi l'acqua da pagare a noi. Che non vi arrivi l'acqua da pagare a voi. Tranquilla. E il processo sul caso Rubiter, ricorderete, a carico di Silvio Berlusconi e altri 27 imputati, tra cui la stessa Karima El Marug e una serie di cosiddette oggettine, deve essere trasferito a Siena oppure in subordine a Roma. A chiederlo il legale Federico Cecconi, difensore dell'ex premier, durante una delle eccezioni preliminari formulate davanti ai giudici della settima penale di Milano. La difesa del leader di Forza Italia infatti ha spiegato che, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, il processo deve essere trasferito per competenza territoriale nella città toscana, dove sarebbe avvenuto, secondo l'accusa, l'ultimo pagamento corruttivo da Berlusconi a Danilo Mariani, cioè il pianista delle serate ad Arcore. E staremo a vedere. Adesso invece andiamo a Pistoia, perché al via da oggi al pronto soccorso a un nuovo triage. Ma ci dice tutto Patrizio Ceccarelli. Il nuovo modello di triage al pronto soccorso di Pistoia. I numeri sostituiscono i codici colore. L'assistenza sarà organizzata in base alla complessità. Inizia quindi il nuovo modello di triage, la procedura di valutazione che ridisegna l'organizzazione nella gestione delle attese al pronto soccorso della San Jacopo di Pistoia. L'obiettivo è assicurare in maniera tempestiva l'individuazione del percorso clinico più appropriato per il paziente, con una maggiore attenzione alle persone più fragili, in linea con le indicazioni della Regione Toscana. Non saranno quindi più i codici colore a indicare la priorità di accesso, bianco, azzurro, verde, giallo e rosso, ma i numeri, da 1 dell'emergenza a 5 della non urgenza. All'interno del pronto soccorso, nel nuovo modello organizzativo, il paziente viene accolto in base al suo bisogno clinico e alla complessità assistenziale, dando priorità alle situazioni a maggiore gravità e orientando subito i pazienti verso i percorsi di cura interni al pronto soccorso. Sono state individuate 3 linee di attività: alta, intermedia e bassa complessità clinico-assistenziale. Il nuovo sistema di triage per la codifica delle priorità e dei tempi massimi di attesa è così organizzato: 1 emergenza, tempo di attesa immediato; 2 urgenza indifferibile, tempo massimo di attesa entro 15 minuti; 3 urgenza differibile, tempo massimo di attesa entro 60 minuti; 4 urgenza minore, tempo massimo di attesa entro 120 minuti; 5 non urgenza, tempo massimo di attesa entro 240 minuti. Il sistema di codifica numerico è supportato da un nuovo software informatico. In questa prima fase di avvio sarà possibile che si verifichino esclusivamente per i codici a bassa priorità alcuni rallentamenti nell'attività. In questa settimana è stato previsto un incremento di personale medico, infermieristico e di operatori sanitari addetti all'assistenza, con affiancamento di operatori informatici. Il nuovo sistema sarà poi esteso a Pescia e San Marcello. L'allarme è meduse all'isola d'Elba, una condizione anomala perché insomma d'inverno in genere questo non avviene, e a Legambiente, Arcipelago Toscano, sono arrivate numerose segnalazioni di tante meduse nel porto oppure spiaggiate lungo la costa di San Giovanni a Portoferraio. Un fenomeno simile però è segnalato anche ad Alghero, in Sardegna, nella costa nord-occidentale, ed è stato segnalato dal WWF. In entrambi i casi si tratta di meduse luminose, che sono ben visibili anche di notte, perché sono bioluminescenti, ed è una specie che, quando viene portata vicino alle coste da correnti e onde, rappresenta la maggior causa di irritazioni cutanee ai bagnanti che ne vengono a contatto, perché ci sono i tentacoli che sono urticanti. E secondo gli esperti questo fenomeno anomalo di presenza di meduse lungo la costa in pieno inverno è causato dalla tropicalizzazione del Mediterraneo, che con il riscaldamento delle acque allungherebbe il periodo di permanenza di questi celenterati. E il 2018, si ricorda, è stato il quarto anno più caldo registrato sulla Terra e il più caldo mai registrato dall'uomo in Italia e il terzo in Toscana, con una temperatura media sulla superficie che nel mondo ha superato di oltre un grado centigrado la media del XX secolo. Bene, adesso invece veniamo allo sport, parliamo di Torino-Fiorentina, finita 0-2 per la squadra
Viola, sentiamo il commento del mister. La partita è stata equilibrata, difficile, contro un avversario molto forte dal punto di vista fisico, molto forte dal punto di vista dell'aggressività. Il campo era un campo insidioso, scivoloso, duro e quindi era difficile manovrare. Sapevamo che poteva essere un pallone a decidere una partita così equilibrata. I miei giocatori sono stati molto bravi a soffrire nei momenti giusti e a colpire anche nel momento opportuno. Poi credo che sia Muria che Simeone abbiano dato il proprio contributo alla squadra, è così che si fa. Non deve nascere un dualismo, nella mia testa non c'è dualismo, nella mia testa c'è solo di scegliere la squadra migliore per la singola partita e questo abbiamo fatto oggi. Chi è entrato molto bene, su questo bisogna assolutamente continuare, perché è una di quelle cose che invece nel giorno d'andata non ci ha dato dei grandissimi vantaggi e quindi contento molto per i giocatori e soprattutto perché è per come si sono preparati a questa partita e per come si sono rimessi subito a disposizione al lavoro dopo le feste di fine anno. L'hanno fatto con grande disponibilità, con grande attenzione, quindi è un premio ed è anche una situazione che ci deve convincere ancora di più dei nostri mezzi, perché insomma vincere qua e passare comunque questo ottavo non era sicuramente una cosa facile. Le chiedo qualcosa su Federico Chiesa, perché mi sembra che nel secondo tempo abbia cambiato passo, era molto più, non so, determinato, voglioso, sembrava avesse fatto qualcosa di più proprio rispetto alla prima frazione di gioco, o poi le chiedo un'altra cosa, intanto questa. Io credo che voglioso sia stato anche nel primo tempo, sia stato un po' meno preciso nella posizione, ha lavorato un po' troppo sulla sinistra, mentre avevamo preparato un po' di più la sua posizione sul centro-destra, però Federico sta lavorando bene. Gli ho solamente detto prima partita, gioca per come ti alleni, perché l'anno scorso ogni tanto Federico in allenamento ogni tanto si assentava, quest'anno invece è il contrario, fa degli allenamenti a 1000 all'ora e se fai allenamenti a 1000 all'ora poi devi giocare a 1000 all'ora, lui l'ha fatto e ci ha dato sicuramente un grosso contributo per la vittoria. E per ora è tutto, adesso vi lascio con il meteo, grazie dell'attenzione.